Ci sono i ricercatori a tempo determinato, poi ci sono quelli agli enti di ricerca, ci sono gli assegnisti, i dottorandi che di fatto non è un lavoro, insomma c'è veramente una grande confusione e questo non va bene, non si capisce mai. Io sono ricercatore, lo sono pure io, eppure abbiamo una situazione molto diversa, contrattuale l'una dalle altre. Ci vorrebbe avere quindi un reclutamento che avrebbe, con tempi certi e prospettive chiare, perché vede Presidente. Se è vero che al Paese servono investimenti giusti nei giusti fondi, quindi bisognerebbe aumentare, l'abbiamo visto in Commissione Cultura, cerchiamo di vederlo, il Fondo Ordinario per gli Enti e le Istituzioni di Ricerca, bisognerebbe aumentare l'FFO, il Fondo di Funzionamento Ordinario delle Università, ci sono tante cose che si possono fare quando si parla di soldi. Però anche le regole sono importanti. Ecco, con questo emendamento non ci sono spese aggiuntive, però si va a dare maggiore dignità a una categoria di persone, i ricercatori e tecnologi, che veramente danno tanto al Paese. Quindi io chiedo cortesemente alla maggioranza di prendere in considerazione, o al Governo, di prendere in considerazione di votare favorevolmente a questo emendamento. Grazie. La ringrazio. Non ho altri iscritti. Contrario Commissione, contrario Governo, contrario SEL, favore 5 Stelle, votazione aperta. Locatelli. Siamo riusciti? Altri? Dichiaro chiusa la votazione. La Camera respinge. 10.10, sempre Duva. Contraria, Commissione, contrario Governo, contrario SEL, favorevole 5 Stelle, votazione aperta. Abbiamo votato tutti? Basso, migliore. Intanto comunico che il 10.15 Piccione insieme al 10.17 sempre dell'onorevole Piccione sono stati ritirati. Dichiaro chiusa la votazione. La Camera respinge. Passiamo dunque al 10.18 Antimo Cesareo, contraria Commissione e Governo, contrari relatori di minoranza, votazione aperta. Carrozza. Dichiaro chiusa la votazione. La Camera respinge. 10.19 Duva, contraria Commissione e Governo, favorevoli entrambi i relatori di minoranza. Votazione aperta. Today. Onorevole Tidei, fatto. Dichiaro chiusa la votazione. La Camera respinge. 10.500 la Commissione, favorevole Commissione e Governo, votazione aperta. I due relatori di minoranza si rimettono all'Aula. Abbiamo votato tutti. Passiamo Dichiaro chiusa la votazione. La Camera approva. Pongo in votazione l'articolo 10. Votazione aperta. Onorevole Pilozzi. Librandi, ci siamo?
Dichiaro chiusa la votazione. La Camera approva. Passiamo adesso agli emendamenti riferiti all'articolo 11. Relatore, prego, onorevole Carbone. Pagina 265. Immagino l'11.500 della Commissione. Perfetto. Immagina bene, Presidente. Relatore, minoranza.